Elezioni componenti del CAP, un grosso risultato per la UIL di Palagiana. Ne parliamo con Toni Abbove. È stato un grande risultato, un grande successo. Questo è dovuto al grande impegno che c'è stato tra me e il mio candidato, il mio iscritto Rizzo. Questa candidatura mi è stata spinta dal rapporto che c'è tra i miei assistiti e la sottoscritta. C'è un rapporto di stima, di affetto e soprattutto di fiducia. E quindi colgo l'occasione per ringraziarli per essere venuti a votare. Ho scelto Rizzo perché ritengo che sia una persona intelligente, capace e che già in passato ha svolto attività sindacale. Con lui abbiamo già delle idee che metteremo in campo e li proporremo agli altri componenti del Comitato del Centro Aperto Polivalente, con la speranza e che mi auguro che insieme a lui riusciremo a metterli in pratica. E questo soprattutto per cercare di valorizzare e salvaguardare sempre più l'anziano. Rizzo, il primo degli eletti, sì. Cosa significa per voi concretamente questa vittoria? Ma questo noi l'abbiamo voluto sin dall'inizio, ci abbiamo lavorato per essere i primi. E questo ancora di più ci porterà a lavorare per il bene dell'anziano. Chi è Pasquale Rizzo? Allora, Pasquale Rizzo è un pensionato residente in Palagiano, via Torricelli 27, e quindi esperienze lavorative, ho lavorato nel settore dell'ambito statale, sia Poste e Telecomunicazione che Marina Militare. Poste e Telecomunicazione per i centri meccanografici, mentre per Marina Militare per l'impiantistica di bordo settore elettrico. Perché la tua candidatura nel comitato di gestione del CAP? La mia candidatura nel comitato di gestione del CAP ha origini magari un po' lontane, seppur diciamo anche attuali. E quindi per 24 anni ho svolto, quando operavo nel mondo del lavoro, attività sindacale, anche a livello di direttivo provinciale. Quindi lo spirito, seppur oggi pensionati, mi rimane sempre di rendermi utile a una collettività che magari, ahimè, proprio in questi tempi qui, diventa molto più diventa necessaria, e quindi cercheremo di essere quella pedina che in un sistema potrebbe dare il suo contributo. Il riferimento alla società è a quella palagianese o a quella nazionale in generale? Il riferimento, ahimè, è a carattere nazionale se non mondiale, perché è sotto gli occhi di tutti e non possiamo eludere quello che è lo stato attuale, che è l'era della globalità, che ha tanto disagio ha creato nelle popolazioni, ma forse in modo più particolare per ciò che riguarda la nostra comunità. E vorrei solo dire uno slogan per inciso che magari negli anni mi ha anche distinto per quel poco di, cioè per quel ruolo minimo di attività che ho svolto. E io dico che noi viviamo tempi in cui dobbiamo un po' lasciare da parte sia il pensare e sia il credere, ma dobbiamo prendere in forte considerazione il fare, perché credo che sia proprio il tempo del fare, di cui tutti abbiamo bisogno, di fare, di renderci utili. È un po' strana questa tua affermazione, cioè dovremmo smettere di pensare e credere per fare, ma pensare e credere non sono elementi indispensabili secondo me per fare, altrimenti che cosa si costruirebbe? Dico, è il momento del fare, perché io credo che per tanti tanti anni si è sempre creduto e pensato. Quindi quelli che sono oggi gli attuali risultati sono sotto gli occhi di tutti. Forse magari non dico in toto il pensare e il credere, però dobbiamo lasciare forse meno spazio al pensare e al credere, ma tanto al fare. Ecco, mettiamolo su una scaletta di percentuali. Allora diamo un 75% a quello che è il fare. E credo che sia abbastanza sufficiente quel 25% del credere e pensare. Di cosa hanno bisogno gli anziani? Quali sono secondo te le urgenze? Quindi le urgenze degli anziani, ecco,
sarebbero tanto, perché questo abbiamo iniziato che già poi sono le nostre, che poi sono, ecco, che sono le nostre, giustamente come tu dici. E innanzitutto dobbiamo mettere in condizione che questa fascia di cittadini abbiano una creatività, ecco, e sia una fascia di cittadini che forse magari da molto tempo è stato dimenticato, o quantomeno è come se avesse fatto uno stato a sé, quella dell'inoperosità. Noi dobbiamo cercare di rendere attiva questa fascia di cittadini. Questa fascia di cittadini, cominciando a creare qualcosa che li rende attivi, sia sotto il profilo culturale, sia sotto il profilo sociale, e perché no, anche e soprattutto in quello che è l'operosità fisica, diciamo, proprio il bisogno del cristiano che opera, che fa, e non solo inteso come qualcosa in cui, ecco, è il cittadino che ha quest'età che si riposa e che magari, no, questo è il cittadino che si informa, che partecipa alla vita sociale e che nello stesso tempo si chiede anche quell'operosità. Hai dei progetti concreti in mente? Questo veramente noi abbiamo aperto già un tavolo dove magari con l'equipe che ci apprestiamo un po' a gestire questo comitato, e adesso va solo sotto lo scambio di idee e mettere sul tavolo magari dei pensieri, perché così deve nascere, così credo che sia. E quindi nel momento in cui dei pensieri ci sono sicuramente, però sono dei pensieri poi che troveranno conferma anche nel comitato di gestione, perché è un lavoro di squadra che si fa e non l'operazione del singolo. Riprendiamo un argomento da te soltanto accennato il giorno della tua elezione. Un anziano, ma anche un cittadino qualsiasi, ha bisogno di essere sottoposto a una puntura. Sì, e questo è stato, diciamo, un po' lo slogan che in un primo approccio, diciamo, con il mezzo di informazione è quello, diciamo, che ho lanciato. E lo ribadisco ancora una volta, cioè questa è qualcosa che nasce così, con tanta spontaneità, tanto quanto è la necessità che, dei cittadini, soprattutto anziani, ma soprattutto con delle infermità, e si trovano a affrontare nella vita quotidiana. Per cui, ora, io non sono né un tecnico e non sono nemmeno un esperto del campo, però ecco, lancio quest'idea qui, che sia di una grande necessità per l'anziano, vale a dire, quando dico che questo servizio, che oggi magari è fatto in una maniera, ma non so, si potrebbe istruire un servizio di volontariato, perché magari ci può essere l'anziano che si rega, ha l'autonomia di potersi recare e quindi trovare disponibile un infermiere, un paramedico che dedica qualche ora settimanalmente, perché poi di questo si tratta in una nazione, capiamo bene che non richiederebbe un grosso sacrificio. E quindi, mentre laddove magari c'è questo discorso dell'anziano che non può recarsi, che non ha quell'abilità fisica per poter, e lì credo che vada fatto un servizio a domicilio, però ripeto ancora una volta, forse con il sacrificio piccolo di pochi si potrebbe tranquillamente garantire la felicità, se non proprio felicità, quel servizio giusto magari che l'anziano ha bisogno. A domicilio per chi avesse dei problemi a spostarsi, però anche un luogo fisso per chi questi problemi non ce ne ha, magari da ubicare o presso una delle tante associazioni che svolgono volontariato sociale, o presso la stessa Palagiana. Può essere la stessa ma se fatto le cose con criterio dovuto e quindi affrontando quello che sembra nel rispetto delle leggi, ma anche il nostro centro polivalente potrebbe istruire un discorso del genere e quindi renderlo attivo a tutti gli effetti. E quindi diciamo che
per il cittadino che non ha la possibilità di recarsi, quindi un servizio a domicilio sempre, e mentre per il cittadino che tranquillamente ha almeno quell'autonomia di recarsi, trattarlo come sede, come una piccola forma di un poliambulatorio, che è una sostanza. Di per sua natura, 7 giorni su 7, perché poniamo il caso che un anziano avesse la necessità, ripeto, non solo un anziano ma anche una persona qualsiasi, avesse la necessità di essere sottoposto a una puntura a un orario, a un'ora prestabilita, per esempio alle 10 di mattina, per cui non è che il sabato o la domenica. Certamente, certamente. E appunto dicevo, cioè questo discorso, ecco, rientra proprio in toto in quelle che sono le forme di volontariato, ecco, nella maniera più assidua, ecco, più continua. Fermo restando, ripeto, questo nulla a che vedere il sostituirsi a un pronto soccorso o il sostituirsi a un servizio ASL. No, è perché, ecco, diventa abbastanza circoscritto quello che è il soccorso che questo tipo di volontariato può offrire. Speriamo che questo discorso vada avanti, specialmente perché a Palagiano abbiamo un sindaco che svolge anche l'attività di medico al pronto soccorso. Speriamo che lui ascolti e si adoperi per questa iniziativa. Noi ce la metteremo tutta, coscienti che, ripeto ancora una volta, cerchiamo di essere quelli del fare. Ecco, con questo chiuderei quello che sono, diciamo, i propositi e quello che magari cerchiamo di mettere in campo.